Voi come ci aiutate? Cercando di togliervi quelle maschere che ognuno di voi da tanto tempo è in grado di usare, aiutandovi a comprendere che imparare a conoscere se stessi significa anche accettare quei bisogni che tanto vi fanno soffrire. I bisogni sessuali, ad esempio, che esprimono le vostre esigenze e, indirettamente, il vostro egoismo. Si tratta di bisogni naturalmente legittimi che, se non sono letti nella giusta dimensione, non possono aiutare la conoscenza di se stessi e, anzi, attraverso i sensi di colpa, possono portare alla cristallizzazione interiore.